Allora, mister, una gara giocata bene, peccato però nel momento in cui avevate nelle ripartenze, eravate in superiorità numerica, spesso forzavate il tiro e a quel punto in una di queste occasioni avete anche preso il gol. Effettivamente questa è stata, diciamo, la chiave del primo tempo. Noi abbiamo avuto diverse ripartenze, abbiamo le qualità di qualche giocatrice che ci permette di fare questo tipo di situazione di gioco, però non abbiamo avuto la lucidità e l'intelligenza tattica di passare prima la palla, ma di volerla condurre fino alla fine forzando il tiro. E come hai detto giustamente tu, in una di queste occasioni abbiamo preso anche gol. Purtroppo questo fa parte dell'inesperienza delle giocatrici, che molte di loro appunto sono giocatrici che è il primo anno che affrontano questo campionato, quindi ci sta. A questo punto abbiamo detto tutto, mister. A questo punto vediamo la prossima gara. Sicuramente una partita comunque anche questa difficile, si aspetterà sempre meglio dalla squadra. Assolutamente, il girone di ritorno abbiamo fatto già 11 punti rispetto ai 4 dell'andata, come primo anno di una squadra neoformata che affronta in una categoria superiore a quella che dovrebbe fare, perché non abbiamo fatto la D ma la C. Squadre che sono da diversi anni che stanno in quest'ambito di calcio a 5 e quindi sono collaudate, gente che da diversi anni che gioca insieme e che gioca a calcio a 5. Per noi già è un grandissimo risultato fare un 4-3 con il Gemina che è prima in classifica. E poi vedremo nelle prossime partite di fare quello che possiamo di migliorarci.